outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. Il bilancio dell'annata è un bilancio positivo per quello che si è fatto, per le varie attività svolte, per gli eventi organizzati nell'ambito della regione e anche nell'ambito della provincia di Treviso. Il bilancio è positivo anche per quanto riguarda i tesserati, incrementati a livello di Treviso, ma incrementati anche a livello veneto, e questo è un termometro importante per l'attività della nostra pallavolo. Per il futuro siamo ottimisti e fiduciosi, perché anche questa sera ho visto tante società presenti, società che sono il cuore della nostra federazione, quelle che danno la linfa per la nostra attività. L'augurio alla Pallavolo Veneta è di mantenere costanti questi livelli anche per il futuro. Credo che sia la cosa più importante in questi momenti, dove le difficoltà non sono ancora passate, ma sicuramente se manteniamo questi livelli andremo avanti e otterremo dei grandi risultati. La Pallavolo i bilanci non li fa normalmente al 31 dicembre, ma sicuramente quando si scollina l'anno cominciano i primi pensieri per le società, per i presidenti di società, e si inizia già a pianificare la nuova stagione. Per il Comitato di Treviso sarà una stagione particolare, un anno particolare, perché Belluno verrà a far parte della famiglia trevigiana, diventerà praticamente un territorio di circa 100 società, e pochi possono permetterselo in Italia. E questo si farà capire l'impegno che ci troveremo di fronte nel 2016. Io come sempre ringrazio veramente i presidenti, i dirigenti di società per ogni minuto che possono dedicare a questo sport, e vorrei lanciare anche un augurio alle famiglie di tutte le atlete e gli atleti della pallavolo, che credano nei loro presidenti, nei loro dirigenti e nei loro allenatori. Poi magari a fine stagione serenamente faranno un bilancio, però c'è gente veramente, si dà anima e corpo a questa pallavolo, che merita un grandissimo buon Natale.